Ho appena scoperto una tipologia di video di YouTube Shorts e TikTok che sta andando virale adesso negli Stati Uniti. Questa nicchia, dato che sta diventando virale adesso, non è ancora satura e quindi puoi cogliere l'occasione al volo oppure fare questa tipologia di video in lingua italiana. E per adesso non ho ancora visto nessuno che fa questo tipo di video. E ti farò vedere un modo semplice e veloce per realizzare questa tipologia di video con l'intelligenza artificiale. In questo video ti farò vedere come creare questa tipologia di video in maniera semplice, perché questa tipologia di video è abbastanza complessa se devi fare tutto da solo. Soprattutto se sei all'inizio, perché devi trovare l'idea, fare uno script accattivante, inserire i giusti prompt per ottenere l'immagine che vuoi esattamente, e poi c'è anche il voiceover. Io ho trovato un modo per risolvere tutto questo e farlo in modo veloce e semplice. Ma di che nicchia sto parlando? Sto parlando della nicchia ELIFIVE. Sì, è un nome stranissimo, ma cosa vuol dire? È un acronimo di Explain Like I'm 5 Years Old, ovvero spiegamelo come se avessi 5 anni. Lo scopo di questa nicchia è spiegare argomenti abbastanza complessi in modo semplice. Capite bene che una persona che non è brava a scrivere video ed è alle prime armi troverà difficile creare questa tipologia di contenuti. In questa tipologia di video puoi parlare di un sacco di argomenti, ad esempio eventi naturali, fatti storici o curiosità riguardanti gli animali. Ma il punto critico di questa nicchia è che devi spiegare tutto in modo molto semplice, e spiegare cose complesse in modo semplice non è per niente facile. Cercando su internet ho trovato questo software che utilizza l'intelligenza artificiale che fa proprio al caso nostro. Ora ti farò vedere un video esempio. Ok, so you know how when you're asleep your brain shows you all these weird movies in your head? Well, those are called dreams. It's like your brain's way of entertaining itself while you're snoozing. But here's the cool part. Scientists think that dreams might actually help your brain process all the stuff you've experienced during the day. It's like your brain's filing system, sorting through memories and emotions. Sometimes dreams can be super random, like flying on a giant marshmallow, but other times they can be about things that are bothering you. So, in a way, dreams are like a secret peek into your brain's inner workings. Pretty neat, huh? Essendo una nicchia che sta andando virale attualmente negli Stati Uniti, è un vantaggio competitivo sia per se vuoi caricare video in inglese, ma soprattutto se vuoi caricare video in italiano, perché appunto nessuno che io sappia sta facendo questa tipologia di video. Quindi può essere adatta per YouTube Shorts, Instagram Reels, Facebook Reels e TikTok. Puoi anche decidere di fare video un po' più lunghi e caricarli su YouTube come appunto video lunghi. Ora bisogna creare l'account. La prima cosa che dobbiamo fare è creare il nome di questo canale. Per farlo userò ChatGPT. Ho chiesto a ChatGPT di scrivermi 15 nomi che posso usare per un canale YouTube che parla di curiosità e eventi interessanti. Alcuni sono un po' banalotti, altri però mi piacciono, tipo Mondo Meraviglioso e Pillole di Sapere mi piace. Mondo Meraviglioso scelgo, dai, è veramente carino questo. Quindi chiedo a ChatGPT di crearmi una descrizione per Mondo Meraviglioso, che è il canale. Questa è la descrizione. Benvenuti nel Mondo Meraviglioso, dove la curiosità incontra l'incanto. Qui esploriamo i confini dell'immaginazione, svelando fatti straordinari, eventi intriganti e storie affascinanti che rendono il nostro pianeta così unico. Dalle meraviglie della natura alle scoperte scientifiche più recenti, ogni video è un viaggio emozionante attraverso il mondo dei fenomeni straordinari. Preparatevi ad essere ispirati, stupiti e affascinati mentre ci immergiamo nel mondo meraviglioso che ci circonda. Una volta creato il titolo e la descrizione del nostro canale, ci serve un logo. Per questo utilizzerò Leonardo AI. Tu puoi anche utilizzare altri programmi come Midjourney, eccetera. Qua ci sono delle opere create da altri utenti. Guardate il livello di qualità di questo programma. Ora sto cercando uno stile che possa piacermi a me. Questo stile anime mi piace, quindi Generate with this model. Ho scritto creami un logo con immagini vettoriali che deve contenere la terra e altri simboli del sapere e in colori pastello. Ora ho provato diversi stili, alcuni mi piacciono, altri di meno, tipo questi qua sono un po' strani per un logo. Io ti direi questo mi piace abbastanza. È molto carino, sembra quasi un tatuaggio. Comunque non passate troppo tempo a pensare al logo, perché non è la cosa fondamentale. Questo però mi piace molto, quindi lo scarico cliccando download image. Ora arriviamo alla parte più importante, come creare questi video. Per farlo utilizzeremo questo software che si chiama autoshorts.ai, che troverete in descrizione. Questo software è in grado di creare uno script, di creare delle immagini e di creare il voiceover, oltre che i sottotitoli. E la cosa interessante è che tutti questi video sono unici,
ogni video che crei non è uguale all'altro. E questi sono alcuni degli esempi. Come potete vedere sono editati molto bene, le immagini sono di alta qualità, ci sono i sottotitoli e ci sono quindi tutti gli elementi che permettono a un video di diventare virale. Il fatto che ogni video sia unico ti permette di evitare le segnalazioni per copyright o il reused content, ovvero i contenuti riutilizzati. Questi due elementi non ti faranno monetizzare e inoltre non rischi neanche che ti venga chiuso il canale. Quindi questo software racchiude diversi tool. Normalmente ti servono almeno 3 software per creare questa tipologia di video e qua invece ce li hai tutti in un unico pacchetto. Quindi la prima cosa che devi fare è cliccare il link in descrizione e creare il tuo account. Puoi iscriverti utilizzando l'email o direttamente utilizzando l'account Google. Come puoi vedere ci sono 3 piani principali, ce n'è anche uno free che ti consente di creare un video. I piani principali sono 3. Lo starter, $19 al mese, ti consente di creare 3 video alla settimana. Il secondo piano costa $39 al mese, puoi creare un video al giorno, e l'ultimo è il pacchetto hardcore che costa $69 al mese e puoi postare 2 volte al giorno, quindi puoi creare 2 video al giorno. Il fatto che il pagamento sia mensile ti consente anche di fare una prova di un mese e vedere se funziona o meno e quindi valutare se continuare con l'abbonamento o concluderlo. Una volta scelto il tuo piano, vai su Series e puoi scegliere tra il tuo account TikTok, YouTube o l'email. Io ho scelto l'email perché non voglio che venga caricato direttamente sull'account. Qua possiamo scegliere diverse tipologie di content. Come potete vedere qua sono le nicchie che vanno di più, diciamo quelle più virali al momento. Quindi ci sono random e high story. Nello step 2 possiamo scegliere la tipologia di contenuto che vogliamo fare. Come potete vedere qua ci sono diverse nicchie e sono tra le nicchie più virali sia su TikTok che su YouTube Shorts che sull'Instagram Reels. Ci sono random e high story, scary stories, video motivazionali, storie prima di andare a dormire, fatti interessanti sulla storia, life hacks, eccetera. Quello che a noi ci interessa è questo, Eli 5. Ora possiamo scegliere la voce narrante. Come potete vedere ci sono diverse lingue ed è incluso anche l'italiano. Io però scelgo l'inglese lo stesso. E qua possiamo scegliere la durata. Qua potete scegliere tra i 30 e i 60 secondi e tra i 60 e i 90 secondi. Io preferisco tra i 30 e i 60 secondi perché se volete caricare il video su YouTube Shorts vi serve che il video sia meno di 60 secondi. Create serie. Ora come potete vedere il video sta caricando, sta renderizzando e per generarlo ci vogliono circa dai 5 ai 10 minuti. Ok, dopo circa 15 minuti ci ha creato il contenuto con il titolo, con la caption e con lo script. Ora vediamolo. Have you ever wondered why leaves change color in the fall? Let's ELI 5. During the warmer months, leaves are green due to chlorophyll, which helps plants make food. But as days get shorter and colder, trees stop producing chlorophyll. This reveals other pigments present in the leaves all along, such as oranges and yellows from carotenoids and reds and purples from anthocyanins. The mix of these pigments creates the stunning fall foliage we love. So, next time you see leaves changing color, remember, it's nature's way of preparing for winter. Come avete visto, in pochi minuti è riuscito a creare un video di qualità, sia per quanto riguarda la parte editing, quindi con i vari zoom, le varie texture che gli hanno messo, anche le immagini che sono di altissima qualità, e inoltre sono molto pertinenti all'argomento che stavano trattando. Come ho detto in precedenza, a volte è difficile creare un'immagine che veramente rispecchi lo script del video, invece qua in pochi minuti veramente è riuscito a creare delle immagini di qualità con un editing della Madonna e coerenti con la narrazione. E come vedete ci sono anche dei sottotitoli molto dinamici. Inoltre la qualità del text to speech è altissima e rende il video molto interessante da guardare. Inoltre quando ci sono le transition hanno inserito degli effetti sonori e questa cosa è un plus perché permette allo spettatore di mantenere l'attenzione. Ok ragazzi, il video è finito, spero che vi abbia dato un'idea della potenzialità di questo software e della potenzialità di questa nicchia. Io vi ho fatto vedere come creare il video in lingua inglese, ma voi potete benissimo usare anche l'italiano. Questa nicchia è molto interessante e se non sai appunto con che nicchia iniziare, questo può essere un suggerimento. Il link del software lo troverai in descrizione, è un software potentissimo che ci fa capire quanto l'intelligenza artificiale abbia fatto passi in avanti nella creazione di video. Solamente l'anno scorso sarebbe stato impossibile creare una cosa del genere e non riesco neanche a immaginare cosa fra 5 anni diventerà questa industria. Comunque cogliete questa opportunità, spero che il video vi sia piaciuto, bella raga, da Fede.